Buongiorno, io mi chiamo Alima, sono stata sfrattata il 25 ottobre e la mia storia è un po' difficile con una bambina di 11 anni e ci sono stati buttati fuori senza una soluzione, mi sono ci ha guardato, ho pensato anche per la bambina neanche. Adesso dove vi trovate? Allora, siamo stati ospiti da una signora. E li ringrazio tanto fino alla fine. Poi ho trovato una portineria e lì però senza scaldamento, senza cucina, va bene così, però anche lì tra un mese dobbiamo liberare il posto, quello è la più brutta cosa. Speriamo che il comune che ci aiuta a dare qualcosa almeno per stabilire un tetto per questa bambina. E l'appartamento che vi spetta, quando ve lo daranno? Non la sappiamo, fino ad oggi non nessuno ci ha chiamato, nessuno vediamo, sto seguendo con il mio avvocato e speriamo che ci mettano la mano sul cuore. E la tua Che bimba come sta? è come sta? A dire il vero bene, però da queste cose si scostano i bambini che non sentono queste Tu ora stai lavorando? cose. Sì. Sì, Quindi saresti in grado di pagare un affitto, però giusto, non un sì. affitto di mercato. Certo, preferisco fare mangiare la bambina anche se non mangia, però un tetto lo voglio pagare tutti gli effetti. Se avessi qui davanti tu il sindaco, cosa gli diresti? Io lo dico, guarda, cioè anche lui è una bambina, però la mia deve guardare soprattutto la bambina. Cioè, io non ho mai negato, non ho mai detto che non pago anche la prima casa, solo loro vogliono tutto cash, perché io quando ho recuperato lavoro ho ricominciato a pagare tutto che è in debito, però loro non vogliono fare con me nessuna soluzione, l'avvocato vuole tutto in contante e si vede con le bonifiche che ho mandato, si vede anche la storia. Cosa pensi della solidarietà di Sesto San Giovanni? Ti è sembrata sufficiente o non abbastanza? A dire il vero mi ha presa male su questo perché cioè, ci sono appartamenti liberi perché non aiutano, tipo io ho una bambina almeno, non è che anche una cifra da pagare, io ho un lavoro stabile, io lo posso pagare fino a 500, anche 600, cioè, mi strengo per fare perché ha il diritto di fare sul mio lavoro alcune ore straordinarie per aiutarmi me stessa.